Bella a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale con il nostro nuovo video. Come al solito, io sono Gabri. Io Birillo. Oggi andremo a farvi vedere due nostri nuovi liquidi. Vai Birillo, esporiceli. Due liquidi americani della Flawless. Flawless. Allora, uno è qualcosa di fruttato, caramellato, caramelline, strane americane. E uno è alla cannella. Sì, tipo una torta alla cannella. Andiamo a fare la prova di svapo, vai Gabri. Drippati il tuo, io proverò sopra la Wismac con l'Apocalypse. E io sopra la Mac Pro con il Druma. Ti provi quello lì a... alla cannella. Alla cannella. Io vado a fare la prova di quell'altro. Una lì americana, che non so se si trova a giro. Io sento questa cannella a volte tipo una torta o qualcosa del genere. Ma anche della albicocca. Sì, una fetta del genere. Provalo. Sì, forse c'è un po' di albicocca. È una super cannella. Non mi piace la cannella. Non mi piace. 3. 3. Voto 3. No, io ci do un 6. Fedele penso che sia fedele. Sì, la cannella. Non mi piace proprio. Molto blando. Cannella proprio blanda. Tutti la mia. Beh, un 6 se lo merito. Sì. E io un 6 glielo do. Pensavo che erano meglio questi liquidi americani. E questo non lo so. Caramelloso, non lo so, però dei caramellini, mela, c'è anche della bicocca. Madonna, questo a me non piace niente, mi ricordo dei vecchi liquidi che lì. Poi non riesco a capire cosa c'è. C'è un insieme di gusti. Tipo un frutto. Sì. Anche un po'. Come si chimico. Chimico. Sì. Non mi piace. Io questo ci do un 5, ci do. A bicocca. Non lo so identificare. Cioè, lo puoi svappare, eh. Però mi stufa subito. Piuttosto non lo so. È la linea americana della Flawless. Uno si chiama Can't Stop. E questo si chiama Hot Mess. Se vi piace la cannella, questo qua, io ve lo consiglio. Se vi piace il frutto, io ve lo consiglio sto qua. 73. Che voto gli dai? Sono. Ma io ci do un 5 metri, sono liquidi che anche non lo so se si zero trovano. Nicotina. Zero nicotina. È brutto che non c'ha la pipetta. Assolutamente. Cioè, sembra un po' più medicinali. Cioè, va, deve, se non c'è la pipetta di un'altra boccetta buttare dentro. Fai dei casini a buttarlo dentro. Magari va bene per qualche bottom filler, sì, così sì. Per sopra, te la carichi, sento con una siringa, con qualcosa. E da tavola dello swap è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate il like e iscrivetevi al canale. Ricordatevi che abbiamo la pagina su Instagram e su Facebook, sempre la taverna dello swap. Iscrivetevi, grazie di cuore, un bacio.